francamente. Io francamente non immaginavo che venisse. Sarà candidato. Anche se ho invitato lei come tutti. Quindi devo dire che ho davvero piacere della sua presenza. Vorrei che lei ci parlasse brevemente di cose importanti, concrete e soprattutto ci dia la garanzia che questo confronto, questo rapporto con la gente della valle possa continuare nel migliore dei modi. Grazie. Allora, grazie, mi rendo conto dell'ora e anche no, del livello che insomma si è raggiunto adesso, quindi per me probabilmente era il momento più difficile, però come il mio stile insomma cercherò di trasferire delle notizie importanti in maniera pacata, insomma nei limiti ovviamente del dialogo eccetera. Io voglio ringraziare il Presidente, ovviamente mi unisco ai saluti di chi mi ha preceduto, quindi l'onorevole sindaco, cioè per non ripetermi, e vado subito a quella che invece reputo la domanda che mi aspettavo, lo dico francamente, ecco, lei non si aspettava la mia presenza, io invece aspettavo questa sua domanda, cioè cosa di fatto in questi 3 anni ha fatto questa legislatura, la 11ª della Regione Basilicata? Beh, posso dire con grande certezza, convinto di non essere smentito, perché quello che andrò a dire sono dei dati di fatto, no? Cioè delle azioni messe in campo e realizzate da questa amministrazione. Ovviamente è doverosa la premessa, altrimenti uno mi dice vabbè, però giusto, parliamo anche delle cose buone fatte, perché altrimenti manca la comunicazione. La comunicazione è bypassata, è strumentale, non sempre è chiara. Potrei citare casi in cui sono stato anch'io, no, preso oggetto di mira. Io ho avuto difficoltà a comunicare, addirittura a questo livello, a comunicare le cose buone che abbiamo fatto, con la consapevolezza che fosse necessario dire cosa abbiamo realizzato in questi anni, pure per dare un segnale ai cittadini tutti, ma anche pensate a chi magari ha creduto in me. Questo non è stato possibile, però è stato possibile, non posso, credo, essere smentito, no? Quante volte sono venuto in ospedale? Decine di volte, insieme al collega, insieme al sindaco, insieme ai sindaci, insieme a Medeo, decine di volte in totale silenzio, è vero? Io perciò ringrazio per questo momento stasera, mi dà la possibilità di poter parlare e dire quello che avrei voluto dire tante volte, ma che invece volutamente, no, il vero sindaco, abbiamo detto, non facciamo comunicati, non possiamo dire. Cioè non abbiamo parlato ad esempio del 2019, dicembre, era Natale, tra Natale e Capodanno insomma, scompaiono all'improvviso 3 medici al pronto soccorso, ahimè. Problema quando una casa, metti là giù al telefono il sindaco che giustamente è il suo riferimento, io anzi stasera devo dire complimenti perché hai avuto un coraggio incredibile, non che non ti, che pensi che ti manchi, però hai detto delle cose meravigliose, cioè il giusto, la verità, quello che è il momento, e quindi perché è soggetto a critica ovviamente, ecco perché dico coraggio. Dicevo, in quel dicembre, tra Natale e Capodanno, io praticamente l'ho passato, mi dovete credere, con piacere, il mio lavoro, quindi è giusto che lo faccio, con il sindaco al telefono, con l'allora direttore generale, insomma, per trovare una soluzione. La soluzione è prendi da Potenza, quello che dicevamo, abbiamo fatto tante volte, ma io provo a essere smentito, no? Fatto arrivare i medici, perché non possiamo chiudere un pronto soccorso attivo H24, non sappiamo, perché io da politico so bene quando sia importante, il sindaco me lo ricorda sempre, dice pronto soccorso attivo, presidente, pronto soccorso attivo, non possiamo permetterci perché è uno dei presidi che H24 offre un servizio con tutte le difficoltà. Poi è arrivato il momento degli anestesisti, altro problema, un caos, perché pur avendo 4 anestesisti disponibili, se ne manca uno non si possono tenere aperte le 3 sale operatorie, e ogni qualvolta ve lo dico, adesso siamo in diretta, quindi quando lo vedrà l'assessore Panelli e i miei colleghi, insomma, potranno sorridere. Ogni volta ho fatto un'operazione del genere chiedendo supporto al San Carlo, dove mi sono speso come presidente, ma soprattutto come consigliere dell'area, ho chiamato l'assessore di turno, eccetera, eccetera, e ho detto, guarda, qua non possiamo permetterci, noi abbiamo 3 sale operatorie, per 1 o per 2 soggetti dobbiamo chiudere, cioè non è possibile, perché il timore è sempre quello poi di non riuscire più a riaprire. E allora siamo riusciti a superare anche quello, ma nessuno mai ne parla. Siamo visti con una cadenza ogni 20 giorni, ogni mese, ma comunque molto, con incontri fiume dove molto operativi, porte chiuse, ma non per non comunicare ai cittadini, per evitare che si strumentalizzasse, per evitare che si pensasse che si andava là a fare la passerella. Insomma,
arrivato l'assessore Panelli, insomma, riproposta la situazione, ormai eravamo al limite, abbiamo preso una decisione onorevole. A livello nazionale ormai si sentiva per il TG, abbiamo approfittato di questo momento, lo devo dire. Io ho messo un po' di paura anche all'assessore. Noi sentiamo a Caldarelli, sentiamo a Roma, sentiamo al Gemelli, che insomma, la gente sta là perché pronto soccorso sono in diritto. Non ci sono medici, non ci sono medici. Come dobbiamo fare? Abbiamo fatto, seguito la linea che ci aveva tracciato il dottor Toscano, abbiamo visto le altre regioni, abbiamo messo l'informazione, un po' di coraggio. E l'assessore, abbiamo detto assessore, insieme al DG, abbiamo fatto persino una riunione che qualcuno ha definita carbonara, no? Cioè post, meglio che non lo dico, perché diceva, cioè, ma voi vi riunite, ma perché abbiamo necessità di decidere, di colloquiare, e ogni posto va bene, era fuori dai locali istituzionali. Comunque, per non tirarla lunga, siamo riusciti finalmente ad approvare una delibera che è nel perimetro della legge, ci mancherebbe altro, però insomma, è nel perimetro, ma con grandissima responsabilità, che si è fatto carico l'assessore, il direttore generale. Abbiamo fatto praticamente una delibera per fare dei contratti a 3 anni a tempo indeterminato, che permetterà degli scatti. Insomma, siamo riusciti a risolvere il problema, questa è la cosa importante, ma è il nostro lavoro, nulla di straordinario, dobbiamo fare questo. Però, come diceva il sindaco, non abbiamo avuto la possibilità, onorevole, di poterlo dire in maniera chiara, dire ai cittadini. Ma l'abbiamo fatto non solo per Villa d'Aghi, è partito da qua l'onda lunga, ma poi ovviamente è andata su tutti gli ospedali della Basilicata. Ma questo come altro, cioè è stato solo toccato, ahimè, il tema dell'ospedale a misura di bambino. Bene, in quell'occasione 8 sono, no, i temi affrontati, cioè dalla pediatria chirurgica, oculistica, 8, abbiamo messo una targa un giorno alla presenza del presidente Bardi, volutamente fatto dopo che si era realizzato, cioè dopo che praticamente, in sostanza, l'aveva citato poco fa il collega, cioè si stanno già facendo, dopo che già da settimane si procedeva con operazioni chirurgiche sui bambini, noi abbiamo dopo inaugurato l'ospedale a misura di bambini. Questo è un dato di fatto, non mi è sembrato tutto questo entusiasmo, ecco, la psichiatria infantile, l'oculistica, la senologia oncologica, l'otorino finalmente si è potenziato, qualcuno ha citato la cataratta, che abbiamo finalmente una migrazione che viene verso di noi, cioè voglio dire, molte sono le cose che sono fatte, ma è ovvio che non è che ci fermiamo qua, ci mancherebbe altro, ci sono anche tante problematiche. E allora, per essere onesti, l'Udic era qualcosa che è stato chiuso prima e che ovviamente in questo momento, come vale anche il discorso del punto nascita, cioè quando si chiude è difficile, però tant'è, siamo riusciti però a portare, anzi io volevo citare per onestà intellettuale anche il disagio che è occorso per i dializzati. E beh, quello è stato un impasse, una problematica che però vi devo dire, io ho chiesto scusa a chi mi ha chiamato, lascio immaginare, ma però ovviamente no, mi hanno chiamato, dice presidente, ma com'è possibile? Io dico, guarda, io vi chiedo scusa per questo disagio occorso, ma però io so che poi è stato risolto e nei prossimi giorni dobbiamo fare in modo che non deve più capitare, quindi abbiamo parlato con tutti quanti. Voglio dire, però, se andiamo un attimino, velocemente, se parlo di comunicazione, ad analizzare il putiferio che si è creato su un disservizio che è ovviamente gravissimo, è ovvio che non deve succedere una cosa del genere, perché il rispetto per i malati è la prima cosa, non deve assolutamente succedere, però nel momento in cui è capitato io ho detto, stringo le spalle, dico, mi dispiace, non è certamente, non è colpa mia, ma non era colpa nemmeno dell'altra persona, magari a volte, ecco, con la carenza di medici, basta un medico e salta un po' lo schema. Qualcuno però è sfuggito una cosa, però il collega Aleandro l'ha detto, abbiamo i soldi ma non abbiamo i medici. Non abbiamo i medici, però abbiamo l'università adesso, che darà i suoi frutti tra qualche anno, ma è ovvio. Ma questo dimostra cosa? Che c'è una visione sulla sanità da parte della regione. Cioè, se ne è parlato, io devo essere onesto intellettualmente, fino in fondo, e ovviamente non è un progetto che è partito ieri, era qualcosa che era stato, come si dice, previsto anche da chi è venuto prima di noi, ma che però non aveva messo in campo, che se ne parlava. Questa amministrazione, parlo di undicesima legislatura, l'ha fatto. Ecco, questo è il dato di fatto. Cioè, stiamo pensando anche al futuro, non a dare risposte immediate soltanto nell'immediato, all'oggi, ma si parla con una visione. Una visione c'è ed è ovvio che va condivisa con i cittadini, è ovvio che va discussa. Questa sera ci ha dato la possibilità, anche perché
è stata dura, è vero, è stata molto forte, però è stata veramente al di sopra di quanto potessi aspettare. Va bene anche la critica, impareremo a dialogare meglio, a concertare meglio, a condividere meglio, e questa sera credo che si sia fatto un grande passo avanti per tutta la valle. Il sindaco, che è in qualità di primo cittadino dell'ospedale, cioè del comune che ospita l'ospedale, credo che ci ha dato anche a noi il coraggio di poter, come dire, non aver più paura di uscire e dire cosa stiamo facendo. Allora, nei prossimi mesi, nei prossimi ma anche giorni, l'ha detto il collega Leandro, sulla struttura, pausa elettorale, altrimenti no, 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 ma noi stiamo dicendo quindi cosa, no, 25. No, 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 va bene, ma no, no, perché altrimenti la, uno può pensare che no, l'organizzatore non posso, no, ho detto Giovanni, io credo che stasera i cittadini vogliano sapere. Vogliano, no, scusami, io non sto facendo, infatti chiamo la 10ª legislatura, non parlo di governo volutamente, evito certi termini per l'età. Dicevamo, io credo che stasera i cittadini avevano necessità di un confronto, avevano necessità di denunciare delle situazioni che non piacciono, di avere la possibilità di incontrare i propri referenti, ripeto, un po' per paura a volte, grazie. Ma soprattutto la domanda, grazie Presidente, ripeto, era quella di sapere, ma che state facendo? Cosa state facendo? E ancora potrei parlare per ore, ma le nottate che abbiamo fatto insieme ai sindaci per risolvere, per provare a risolvere, non dimentichiamo che è vero che abbiamo i soldi, ma questi soldi sono stati quasi tutti inseriti per quanto riguarda la pandemia. E la pandemia, caro onorevole, questo lo devo dire, non è che è stata una cosa semplice, non è affatto facile, cioè arrivare a governare o arrivare in una legislatura e dover cercare di tracciare un perimetro e tracciare una linea, una visione, e poi trovarsi con la pandemia è stato un qualcosa di molto, ma molto faticoso. E quella mattina in cui si doveva riaprire l'ospedale, non tutti lo conoscono forse questo aneddoto, io andai da solo, no? E avevamo una paura terribile, eccetera. Dottor Toscano, no, la dottoressa conosce questa, ormai sembra quasi qualcosa di, come un racconto, quasi incredulo pure per me. E c'era il direttore generale, io arrivo la mattina, c'era la neve, no? Un po' ne scolava, essendo il sindaco, preoccupatissimo, qua non riapriamo più, vi lascio immaginare. Perché noi magari fuori non manifestiamo le preoccupazioni, però poi ce le diciamo, con il sindaco di Brumeni, con Marte di Sarconi, ma le serate in quel periodo non possiamo neanche dire che qualche volta per necessità, ma per capire cosa fare, dovevamo guardarci negli occhi e darci coraggio su cosa dobbiamo fare. Insomma, io vado quella mattina in cui poi si è ripartiti e c'era una paura anche da parte dei vertici regionali, e parlo anche del presidente, ma una preoccupazione fortissima anche dell'assessore. Insomma, per non tirarla alla lunga, quella mattina io dico semplicemente alla collega Toscano, eccetera, guardate, riapriamo, vero? Ci dobbiamo riaprire, mettiamo in moto la macchina. Bene, faccio un esempio. Abbiamo messo in moto, non lo dimenticherò mai, alle 8:30 la mattina, vero sindaco? Il motore, la macchina ha cominciato a dare dei primi passi, ma lenta, la sera alle 8:30, dopo 12 ore. Ci ha impiegato più di 10 giorni per ritornare al ritmo, ma l'abbiamo fatto prendendoci tutti un pezzo di responsabilità, perché non sia mai fosse accaduto quello che è accaduto, e noi che era già accaduto in Lombardia, avremmo veramente, cioè, saltava la testa del presidente, di fatto, per dire, perché era quella persona che in quel momento ha detto andiamo avanti, facciamo. Quindi le proposte ci sono, ma per concludere e per dare, ecco, un segnale positivo, perché stasera dobbiamo chiudere necessariamente in maniera positiva. Sulla nuova struttura c'è un impegno che non sono, credetemi, oggi l'unica cosa che non manca sono i soldi. Perché? Per quello che è il PNRR, quelli che sono i fondi, ma abbiamo anche dei fondi nostri, insomma, legati al Pio Valdaghi. Quello che manca sono i medici. Allora noi però, comunque, quella struttura, l'impegno qual è? La visione di spostare, ma è un discorso che abbiamo affrontato con il sindaco innanzitutto, con gli altri, di portare tutta la vecchia struttura nella nuova, perché è a norma, è antisismica, e dare così la possibilità alla vecchia struttura di essere messa in riuso, quindi cambiare gli infissi, tutto quello che oggi la transizione energetica ci chiede, no? Ce lo chiede. Quindi abbiamo dei fondi anche là, quindi non mancano i fondi, i soldi, possiamo ristrutturare la vecchia struttura e là chiedere, noi le idee ce le abbiamo, vero sindaco? Ce l'abbiamo tanto, però l'idea era quella di concertare insieme alla comunità e quindi offrire il miglior servizio che si potesse fare. E queste non sono cose previste fra 10 anni, ma possiamo dire a mesi noi contiamo di poter dare quest'ulteriore tassello, e poi ci vorrà del tempo. Non a caso, e ho concluso,
La prima parte di questa famosa struttura l'abbiamo aperta ed è proprio il passaggio dove vengono ricevute le persone, no? Giusto, i pazienti, e dove noi a volte facciamo anche qualche incontro, perché è un bel ingresso. Questi sono i fatti, questa è la realtà. Però al di là della polemica, davvero questa sera si è segnato un bel passaggio, perché c'è stato il coraggio di dire quello che molti pensavano e non si è detto. Allora tutti insieme abbiamo ormai imparato che il dialogo, solo attraverso il dialogo si può crescere, dagli errori si impara, dai servizi si deve necessariamente evitare. Allora bene che ci sia l'università che ci darà persone che restano qua, perché questo la devo dire, perché me l'ha sfuggita, non per ripetere. Molti medici che vengono a lavorare qua vengono da noi per prendere l'ingresso, questa è la verità, no? Cioè, come quella, una delle altre verità. Vengono per prendere il titolo, arrivano, vanno, stanno un anno, ma appena hanno la possibilità, non possono dirlo in questi termini, di potersi riavvicinare alla famiglia e spesso è la campagna. Ed è la campagna, vero dottoressa? Ma guardate, io però di fronte, io l'ho chiesto a un medico, dico, ma non vuoi andare via? Dico, non posso chiedertelo da presidente, dico, te lo chiedo da cittadino. Mi è stato risposto, presidente, io non ce la faccio più a viaggiare, non ce la faccio più, voglio la mia famiglia, io qua sto solo, la famiglia non vuole venire, l'altro figlio soffre, cioè di questo parliamo, di umanità. E quindi gente che si è licenziata. Allora quindi io concludo salutandovi tutti e con l'impegno di essere presente, grazie presidente dell'associazione, e ritornare qui a raccontare di quanto stiamo facendo. Allora io a questo punto eviterei di organizzare noi, ma cerchiamo la posizione ad invitarci e a stimolarci e anche a pungolarci su quelle cose che non vanno bene. Grazie mille, grazie davvero di cuore. La serata finisce qui, abbiamo messo praticamente 2 ore e oltre, io credo che un successo di questo genere non si potesse attendere. Mi dispiace per chi non è presente, però chi vuole può comunque in un paio di giorni vedere su tutti i social quello che è il montato di questa serata. Ovviamente non potremo mai mettere 2 ore e 10, ma diciamo una oretta e mezza senz'altro. Grazie ancora, speriamo di vederci. Grazie mille a tutti, buona serata. Devo fare rifornimento, ma oggi mi pesa. Vanno nei shop di Villa Lati, puoi fare anche la spesa e rinfrescarti ai tavoli interni o esterni.